Ciao. Guarda come cambia. Figo! Giuro che non ho preso nessuna droga. Volevo parlarvi di alcune cose, ma mi sa che devo cambiare. Devo cambiare stanza. Dai, dai che ce la facciamo! Forse, ok. Abbassiamo un po' e alziamo un po' questo. Volevo parlarvi della preparazione del personaggio, perché ne ho già parlato riguardo al provino su parte e alle scene che dovevo preparare per il seminario. Però vorrei fare una serie di video che riguardano la preparazione del personaggio. Perché? Così! Perché così, tipo come appunti personali, io mi faccio il video così poi me lo ricordo. Io ho trovato questa parte del lavoro dell'attore veramente molto interessante. Uno, perché è molto più difficile di quanto mi immaginassi rendere un personaggio scritto una persona reale, cioè dare vita, prestare la carne, il corpo e la parola a un personaggio immaginario e renderlo vero. Perché finché tu lo leggi in un libro, anche un romanzo, tu hai la libertà di immaginare e creare la carne di questo personaggio come ti pare a te e hai la capacità innata, credo che sia per tutti così, di colmare le lacune delle cose che non sai, creando nella tua mente una visione organica di una persona che in realtà è solo un personaggio scritto. Quando invece incontri un personaggio al cinema o in televisione o in teatro, questo personaggio ha già una sua fisicità. Sei tu attore ad avergliela data, sei tu a doverlo rendere credibile. La prima cosa che mi ha disorientato è stato vedere il personaggio dall'interno invece che dall'esterno. Non avevo considerato che potesse esserci una tale differenza. È più o meno la differenza di come la percezione che hai tu di te stesso e come ti vedono gli altri. Riflessioni di questo genere ti sbarellano un po'. Gli altri hanno un'idea sbagliata di me, ma d'altronde, Pirandello, no? Uno, nessuno, 100.000, ognuno ci vede da un punto di vista diverso. E noi invece dal punto di vista interno ci vediamo in un altro modo. Una cosa simile accade nei confronti di un personaggio. La prima cosa da fare è non giudicarlo. Anche questo ti manda un po' in pappa l'identità, perché tu in realtà dall'interno ti giudichi. Ed è possibile che il personaggio abbia dei giudizi su se stesso. Però quelli arrivano dopo. Nel lavoro di costruzione del personaggio, la prima cosa che devi fare è togliere il giudizio. Cosa che come spettatore, no, è inutile, cioè abbi la libertà di giudicare almeno i personaggi di fantasia. La prima cosa da fare come attore è conoscere il personaggio nel modo più distaccato possibile. Dopo potrete iniziare a elaborare altre cose. Il primo livello è testuale, cioè voi dovete analizzare ciò che c'è scritto di questo personaggio, ciò che ci dice l'autore di lui, le cose che lui dice e che lo caratterizzano, le cose che gli altri dicono di lui e lo caratterizzano. Dovete leggere l'opera più volte e sottolineare tutte le cose, dividere ciò che il personaggio dice di se stesso e ciò che gli altri dicono di lui, per farvi un'idea più obiettiva possibile dei dati oggettivi che abbiamo su di lui. A questo livello la cosa importante è non giudicarlo. Il pubblico può giudicare, ma tu che lo interpreti non devi giudicare il personaggio, è sbagliatissimo, altrimenti finirai per dare una versione del personaggio esteriorizzante, esteticizzante, superficiale, insomma. Grazie per avermi accompagnato nei miei deliri fino alla fine. Spero di essere riuscita a seguire un filo logico. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace e condividetelo, altrimenti no. Anche ciao!